Hanno detto che ci vuole 2 giorni, ma ci vorrà 2 anni, come tutto. Poco ottimista. Ma come oramai è finita. Oltre al danno, la beffa. La comparsa di una voragine sul lungolago all'altezza della Darsena fa sentire le sue ripercussioni anche sulla viabilità cittadina. In attesa di un intervento risolutivo, infatti, da oggi autobus e mezzi pesanti non possono più transitare nel tratto che va da Piazza Matteotti a Piazza Cavour in entrambi i sensi di marcia. Un provvedimento deciso per motivi di sicurezza. A farne le spese, però, è il cosiddetto salotto buono della città, visto che, fino a nuove disposizioni, gli autobus saranno deviati su Piazza Cavour. Un nuovo disagio dunque per i pedoni che dovranno stare attenti ai mezzi in transito senza dimenticare i rischi per la già fragile pavimentazione. È un continuo viavai di pullman, che ce n'è uno ogni 5 minuti, poi rovinano tutte le pietre qui e tutto. È assurdo farle passare di qua. E poi quei disastri qua, sono 10 anni che ce l'abbiamo. Non abbiamo più soldi, ci sono un sacco di cose da fare, quindi boh. Non saprei dire come se ne possa uscire. Altrettanto sconsolati gli esercenti della zona, soprattutto quelli che lavorano con i turisti. È un bel guaio anche per il turismo. Adesso con l'apertura dei bus qui in piazza la gente non è che possa poi tanto camminare tranquillamente, quindi in prospettiva che si sta aprendo la nuova stagione turistica. L'importante è che in stagione il problema sia risolto e che si ritorni ad avere l'utilizzo della piazza ad uso pedonale, come sempre. Si deve andare a fare perché stanno andando Como proprio giù per turisti, per la gente del posto, quindi. Tra palizzate per le paratie, transenne alla Darsena, i cartelli che indicano la deviazione dei bus, Piazza Cavour e il lungolago oggi del resto sembrano tutt'altro che una cartolina turistica. Non vediamo più il lago, non vediamo più niente. Io non sono comasco, abito però a Como da 6 anni, mi sono trasferito da Milano. E ricordavo la Como di 35-40 anni fa. E mi sono fermato perché Como, poi è Como. Ma ridotta così io non avrei mai creduto.